respiriamo è una tecnica di inibizione monolaterale indiretta del diaframma. La prima cosa che possiamo fare è quella di diminuire le tensioni della zona addominale, sollevando la testiera del lettino in maniera da portare la testa in flessione. Se non avete una testiera mobile, potete usare un cuscino. Faccio flettere, poi piegare la gamba controlaterale, quindi sull'emilato diaframmatico che intendo lavorare. E mi posiziono nella corretta postura per il trattamento. L'osteopata non deve essere perpendicolare al lettino, non deve essere parallelo al lettino, ma deve essere perpendicolare al costato dell'emidiaframma dove vuole effettuare il trattamento. Quindi questa è la direzione in cui si mette l'osteopata. Una gamba è in avanti, l'altra gamba è dietro, quindi sono in postura sagittale, in maniera da poter piegare leggermente le gambe e portare la mia cravatta osteopatica all'interno del corpo del paziente. Quindi questa è una postura sbagliata, questa è una postura sbagliata, questa è la postura corretta. Le gambe non sono unite, ma sono in apertura sagittale, in maniera da poterle piegare leggermente. L'osteopata mantiene la colonna vertebrale, dritta e a questo punto è posizionato nella maniera corretta per poter effettuare la tecnica. Allora, le mani sono in questa posizione e i pollici si sovrappongono uno sull'altro. Con questa posizione mi appoggio lungo il margine costale. La mano cefalica si appoggia, il bordo ulnare della mano cefalica si appoggia sotto i pettorali, in questo caso sotto al seno, se ho un paziente donna. Quindi questa è la posizione. L'altra mano invece andrà a impalmare la rimanente parte del costato basso. Mi trovo quindi in questa condizione. Da questa posizione faccio inspirare il soggetto, prego, inspira, lo faccio espirare e durante la fase espiratoria inizio la mia pressione con i pollici. Premo quanto i tessuti mi lasciano in questo momento penetrare. Quindi, se avrò dei tessuti molto rigidi, la mia pressione sarà minima. Se avrò dei tessuti meno rigidi, potrò effettuare una pressione, più profonda. Una volta raggiunto il livello momentaneo che i tessuti mi permettono di lavorare, rimango 4-5 secondi in questa posizione, dopodiché faccio inspirare nuovamente il paziente senza lasciare la pressione. Inspira, espira e sulla fase espiratoria provo, se i tessuti me lo concedono, a premere un pochino di più. E mantengo altri 5-6 secondi. È importante che durante la fase inspiratoria, mano a mano che la manovra viene ripetuta, l'osteopata non rilasci la propria pressione. Questa è la prima tecnica. In alcuni casi, soprattutto quando c'è molta rigidità, posso invece utilizzare una tecnica in cui vado in pressione, espira, e durante la fase inspiratoria, inspira, rilascio anch'io in maniera da non essere troppo insistente, espira e a questo punto, quando il soggetto espira, provo a premere. Viene un lavoro più dinamico. Ok? Quando sento che dopo un certo numero di pressioni, che possono essere 3, 4, 5, a seconda del soggetto, quando sento di aver rilasciato completamente la zona, ricordo che il diaframma è lavorato in maniera indiretta perché
che è per esempio sul lato destro tra il diaframma e le mie mani c'è il fegato, che è un organo pieno, quindi lavoro sempre in diretto, quindi dopo, quando sento che è avvenuto il rilascio dei tessuti, a questo punto sull'ultima manovra rilascio in maniera lenta la mia presa. Faccio ridistendere la gamba,